Via. Ciao a tutti e bentornati. Oggi voglio mostrarvi un'avventura di pesca al serra assolutamente adrenalinica, una di quelle pescate che capitano raramente e per certi versi diventano irripetibili. C'è anche un altro fattore di questo video, insomma, che potrebbe emergere, che vi invito a scovare. Questa è una pescata che risale al 2014, una pescata molto datata. Pochi giorni fa, insomma, è spuntata fuori dal mio computer una cartella che conservava questa serie di clip, però dalle quali emerge il comportamento del pesce serra quando è in caccia. Quindi, insomma, piccolo spoiler, non si tratta del tipo di esca, che comunque era un walking the dog, quindi un'esca assolutamente idonea per la ricerca del serra, ma non è quello. Quindi vi invito a guardare con attenzione queste immagini e vi auguro buona visione. Peccato.
Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a scrivere nei commenti quale sia effettivamente questo fattore determinante nella pesca al serra che emerge da queste immagini. Vi anticipo subito che nel prossimo video, quello che pubblicherò la prossima settimana, farò una piccola analisi del comportamento del serra, vi sono altre immagini che insomma sono inedite che voglio mostrarvi. Però magari provate a indovinare, magari qualcuno di voi ha già capito a che cosa mi riferisco. E niente, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, ad attivare la campanellina così non vi perderete i video che pubblicherò in futuro. Vi ricordo che in descrizione ci sono una serie di link, il primo rimanda al mio nuovo profilo Instagram, poi c'è il link che rimanda al mio sito internet in cui è riassunta l'attività che svolgo insieme alla mia famiglia, e utilizzando il codice sconto PESCA15 avrete diritto al 15% di sconto su tutti i prodotti presenti in catalogo. C'è il link del mio libro Il Buio Senza Voce, il link del mio secondo canale YouTube in cui parlo di altre cose, se vi va insomma ci possiamo ritrovare anche lì. Niente, noi ci vediamo alla prossima avventura di pesca, mi raccomando non perdetevela perché sarà sicuramente interessante. A presto.